Salve, abbiamo oggi una domanda interessante, un po' dolorosa forse. Perché ho l'impressione che la vita umana non serva a nulla? La vita umana è inutile? Non è un'impressione, è la nostra mentalità, quella più diffusa. Ci viene insegnato sin da piccoli, da tutti, che noi siamo il frutto del caso, dell'evoluzione, della necessità di meccanismi biochimici che si evolvono in un certo modo, poi finiscono, si dissolvono, con quello ci dissolviamo anche noi. A che serve tutto questo? È un tragico gioco, cos'è? Un posto dove si soffre inutilmente, dove si fatica. Ecco, questa cosa è molto radicata nel nostro cuore oggi, però è una menzogna, è falsa. E la prova è che ci fa soffrire, cioè significa che noi non siamo fatti così. Non ci riconosciamo in questa ricostruzione, ce la buttano addosso e ci schiaccia. E infatti il Signore Gesù non pensa questo. Ascolta cosa dice. Per Gesù la vita umana è utilissima, è piena di frutti. Ci paragona a una vigna, a una vite che porta frutto. Io sono la vite vera e il Padre mio è l'agricoltore. Ogni tralcio che in me non porta frutto lo taglia e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già puri a causa della parola che vi ho annunciato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può portare frutto da se stesso se non rimane nella vite, così neanche voi se non rimanete in me. Il Signore parla di frutti e di un'opera di Dio. Di potatura, a volte di difficoltà che ci mette, perché impariamo a portare più frutto. Cioè la vita per il Signore Gesù deve essere utile, deve portare frutto. È per quello che ci ha creati e noi siamo felici quando portiamo frutto. Che è questo frutto? Già qualcuno si preoccupa, forse pensa, chissà che devo fare nella vita. Lo dice San Paolo nella lettera ai Galati, dice chiaramente qual è il frutto. Il frutto dello Spirito è amore, gioia, pace, generosità, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé, padronanza di sé, il frutto, non soltanto le opere ne conseguono, è una condizione, un modo di essere e stare con Cristo. Tu quando stai con una persona buona, un po' migliori pure tu, non dici parolacce, cominci a fare discorsi più seri, figurati se stai con Gesù. Impari la gioia, impari la pace, impari l'amore, avere pazienza, trovi gusto per la vita, trovi che la tua vita c'ha senso, questo è portare frutto. Voi siete, dice il Signore Gesù, la luce del mondo, lui ci accende, questo è il senso della vita e questa è la garanzia, no? Che la nostra vita non è inutile, non finisce qui, non è un prodotto di reazioni chimiche, ma è la volontà di un Dio di amore. Il senso della vita è rispondere a questo amore infinito che ci ha voluto, a questo amore eterno. Ti benedica il Signore e ti protegga.